Io sono disperata perché non trovo il cavo che collega la macchina fotografica al computer, quindi non so minimamente come appaio. Dai, non ce la faccio a non vedermi. Che palle, dove me l'hanno messo il cavo? Ciao Violette, benvenute in un nuovo video. Sì, mi vedrete parlare con la faccia sbilenca perché ho ovviamente le mie afte mensili. Ho la faccia che a volte tende a parlare per di qua, cioè tipo qui. Stasera, se Dio vuole, riesco a girare un video. Ne sto facendo pochi purtroppo perché, come vi ho accennato, stiamo cercando case e quindi passo la maggior parte del tempo a cercare case. Magari poi in un vlog vi spiego un pochino com'è questa cosa, quindi per un po' sarò un po' così fra le nuvole. Anzi, ho visto che su Instagram ho pubblicato una foto dove appunto dicevo che oggi andavo a vederne una e tante mi hanno detto coraggio Giulia che andrà tutto bene e vi ringrazio davvero di cuore per essermi vicina perché è un momento un po' così e cerchiamo di andare avanti il meglio che si può, dai. Stasera voglio farvi un video in collaborazione con il sito di Dresslink. Un po' come il video che vi ho fatto su Semi Dress. Loro mi hanno contattato, noi ti diamo un bonus di tot euro, tu ti prendi quello che vuoi e ci pubblicizzi. Ora, io sono una persona sincera e se una cosa mi piace la dico, se non mi piace la dico ugualmente. Dresslink, non lo so. Non lo so se consigliarvelo o meno, per carità ci sono delle cose carine, infatti 4 su 6 cose mi sono piaciute, come cose burocratiche, dogana c'è, spese di spedizione anche, i tempi di spedizione, mamma mia, è un tasto dolente, ci hanno messo un sacco di tempo, io l'ordine l'ho fatto a novembre e siamo a gennaio, quindi non è che hai smesso di registrare, dimmi la verità. Parto subito col dire che anche questa volta io e Feli stavamo tornando a casa qua da me. Arriviamo e vediamo alla porta questo pacchetto, questo qua, appoggiato e ho detto, oh, bene, è arrivato. Tutto quello che ho preso era racchiuso qua dentro, in questa fantastica busta di plastica. Ho voluto tenerla non solo per farvela vedere, ma magari per capire da dove proviene. From Chen. Allora. Chen Xiaoming, Zhangjiepu Fujian, Cina. Tutto questo dalla Cina. Ho preso una giacca, un maglioncino, una collana, degli orecchini, un set di pennelli e le ciglia finte, che direi che sono abbastanza cose. E tra l'altro il budget non era esagerato da dire mi hanno dato 200 dollari, 100 dollari, no. Mi hanno dato adesso, oddio, non mi ricordo, sui 40-50 dollari e sono riuscita a prendere un bel po' abbastanza cose, quindi insomma per quello è abbastanza consigliato. Poi però adesso vi dico, la prima cosa che ho intenzione di farvi vedere è la giacca, ovvero questa. Ho deciso di prendere questa giacca qua e ho pensato, bah dai, proviamo, magari è simpatico, giallo, insomma abbastanza vivace. E mi piaceva la giacca gialla, anche perché secondo me è molto elegante, poi vabbè, varia dai gusti. Il fatto è che è un giallo abbastanza tanto acceso, cioè io adesso non so com'è che si veda, però è molto acceso e soprattutto voi sapete bene chi mi segue ormai che io sono piccola, cioè nel senso ho la corporatura di una bambina. Questa è la M. E a me sta piccola, cioè sta abbastanza giusta, ma proprio giusta, 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 che se fosse stata un goccio più piccola mi sarebbe stata piccola. Non so, da rivedere un secondo le taglie. Io sconsiglio di prendere le giacche perché un conto è un maglioncino che insomma in qualche modo te lo aggiusti, però la giacca non lo so. Adesso non è che mi faccia schifo e quindi non la metterò. Però va abbinata nel modo giusto e meno male che sono piccolina perché se fossi stata un po' più alta, un po' più con le braccia lunghe e tutto, mi sarebbe stata cortissima, proprio come vita intendo. Questo è il capo, è abbastanza, come vedete, è abbastanza corta, è appunto di questo giallo molto acceso, è in stile inglese. Non ha zip, non ha cerniere, non ha niente ed è una cosa che non mi piace tanto perché metti che, cioè, uno ha freddo, cosa fa? Praticamente, secondo loro, ci si copre con questi due bottoni qua in alto. Questi qua e basta.
cioè che sono anche abbastanza, rimangono abbastanza larghi, nel senso rimangono così. Ed è una cosa che secondo me è un po' scomoda perché non lo so, o la usi soltanto in primavera oppure ti prendi un po' di freddo. Ok, che non sono giacche che si usano d'inverno. Però io che per esempio uso anche giacche magari un po' più sottili, utilizzando magari, che ne so, dei maglioncini un po' più pesanti sotto, con questo dovrei utilizzarne 3 o 4 di maglioncini sotto perché non mi chiude niente. Dietro è fatta così. Mi fa una specie di pancia tipo che sembro incinta dalla schiena, non so spiegarvi. C'è questa parte qua dove c'è questa piega che praticamente mi sta in fuori, non so. Mi ha un pochino deluso, pensavo che fosse più bella. Diciamo che non è troppo fedele alla foto, cioè il colore e le dimensioni non sono fedeli per niente, direi, perché il giallo che c'è sul sito è un giallo, sì, però non è così tanto acceso, così tanto cartone animato, ecco. Parlando delle cuciture, il tessuto lascia parecchio a desiderare, secondo me. E cioè ci sono tanti fili un po' casuali che non so dove tanto, cioè non so bene dov'è che andrebbero a stare. Quindi la giacca l'ho un pochino bocciata. E io semmai vi lascio comunque il link qua sotto nell'info box per andare a vederla, insomma, è più corretto. La seconda cosa che ho preso, anche questa mi ha lasciato un pochino perplessa, ossia una collana bellissima, questa. Che però, diciamo che l'ho trovata così. Cioè, praticamente l'ho presa in mano e si è spezzata. Ed è un peccato perché mi piace davvero tanto. A me piaceva un sacco tutte queste perle, quindi i brillantini e tutto quanto, insomma, il fatto che è dorata. Però si è spezza di niente, c'è cioè un materiale veramente pessimo. Cioè, se faccio così, ta, si è spezzata. Vabbè. Ci ho provato e vabbè, pace, cercherò di farci un bracciale. Invece, per quanto riguarda gli orecchini, ho preso la coppia, cioè nel senso la coppia, avevo fatto il completo. Collana orecchini, sono questi qua con questo brillantino e poi il gancetto con una pallina di perline. E secondo me invece questi qua sono carini, sono bellini, questi qua mi sono piaciuti, sono molto teneri. E quindi questi qua li promuovo. Se volete, se vi sono piaciuti anche voi, vi lascio qua giù il link nell'info box per andarli a vedere. Un'altra cosa della quale sono rimasta soddisfatta sono queste ciglia finte. E il packaging è molto carino, mi piace molto il cuoricino. E vabbè, la scatola si è un po' rovinata durante il trasporto, penso. E sopra c'è scritto Taiwan. Ci sono dentro 10 paia di ciglia finte. Normali, nel senso sono molto 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 naturali. Io ne ho provato un paio e l'ho utilizzato anche 2 volte, quindi si possono riutilizzare, ovviamente pulendole con lo struccante. Avete presente? Sono tipo i ciuffettini singoli, però messi tutti quanti su una striscia trasparente. E quindi sono davvero carine queste qua, mi piacciono perché a me nelle ciglia finte non piace l'effetto finto, cioè mi piacerebbe avere semplicemente le ciglia più folte, più cariche, e così ottengo esattamente quell'obiettivo, ecco, pochi dollari, tipo 3, 2-3 dollari, e secondo me queste qua ne vale la pena. Poi ovviamente, parliamoci chiaro, la colla deve essere buona perché comunque sia l'occhio è una cosa importante, le ciglia finte ok, va bene, però la colla... No, qua dentro non c'è la colla e non ci sono neanche indicazioni per come metterle, né niente, ci sono semplicemente le ciglia finte. Però appunto mi raccomando, violette la colla, prendetela buona perché gli occhi sono importanti, ecco. Ho preso un maglioncino molto carino, questo lo promuovo tanto perché mi è piaciuto tanto. La taglia è la S e ci ho tolto l'etichetta perché mi pungeva, le tolgo sempre perché mi danno fastidio. Il colore è beige, l'immagine, la foto, il colore, la taglia e tutto è molto fedele a quello che ci si aspetta. Io ho preso una S perché sono una S e S sia, ecco. E nulla, sotto è foderata, penso che si possa dire così, con questa appunto fodera in chiffon, ci sono parecchi fili, cioè le cuciture di questo maglioncino, almeno del pezzo in chiffon, che poi non è chiffon, vabbè.
lasciano parecchio a desiderare. Però comunque sia, il maglioncino sopra, almeno le cuciture poi non... Oddio, non sono perfette, anzi, non lo sono. Però il maglioncino in sé è carino, quindi... Dai, è un maglioncino, costa $8, quindi non è che possiamo andarci ad aspettare cose ultra mega wow. Comunque sì, è carino, veste bene, a parte il colletto, il collo che rimane un pochino morbido, cioè nel senso un po' slabrato, però comunque si adatta bene al corpo. Poi, ancora una cosa direi, sì. Allora, l'ho lasciata per ultima perché è la cosa che in assoluto mi è piaciuta di più, insieme a... al maglioncino. Mi trucco perché mi piace, ma insomma sapete bene che il make up non è tanto il mio settore. Comunque sia, ho voluto provare a prendere un set di pennelli perché mi incuriosiva e mi ha lasciato molto soddisfatta, devo dire. Allora, come prima impressione è stata abbastanza negativa, poiché è plastica. Cioè il packaging, anche se è abbastanza serio perché a me piace, è abbastanza plastica, ma proprio... cioè sa di plastica. Poi però mi sono ricreduta quando l'ho aperto. I pennelli mi sono piaciuti davvero tanto. Allora, sono tutti questi qua, e sono tanti direi, almeno per una che si trucca così giusto perché gli piace, secondo me con questi stai a posto. C'è quello per la cipria, quello per il contouring, per il blush, per la sfumatura, ce ne sono tantissimi piatti per applicare l'ombretto. Poi magari io appunto non me ne intendo e quindi sicuramente avranno tutti un loro proprio scopo, però comunque sia ce ne sono tanti, devo dire, e funzionano bene. Cioè io in questo momento il trucco che ho l'ho fatto con questi pennelli e sono veramente bellini, e soprattutto io mi sono innamorata di questi due. Questo qua a sezione rotonda e questo a sezione piatta. Mi piacciono proprio, sembrano professionali. Saranno giapponesi, cinesi, non lo so. Diciamo che non mi fido delle cose che si posano sul viso, a parte giusto magari le ciglia finte, basta che la colla sia buona. Invece mi sono ricreduta perché questi pennelli, nonostante siano cinesi, mi piacciono molto, ecco. E sono rimasta molto, molto colpita perché non credevo. Molti di questi ancora non li ho neanche utilizzati perché sono tantissimi, io non so, mi dite questo qua che cosa serve, perché io non capisco tanto il suo scopo nel mondo. Cioè è un pavone, non so che cosa ci dovrei fare con questo. Mi ci faccio le carezze? Non lo so, ditemelo nei commenti magari se ve ne intendete più di me, perché veramente io di make up sì, mi piace un sacco, per carità, e non è che mi trucco poi male, però comunque sia non è un mio interesse primario, quindi non vado ad informarmi il come e il perché di tutti i pennelli che esistono. Lo potrei cercare anche su internet, però è più carino se me lo dite voi. Mi sono piaciuti tanto, sono seri, hanno delle belle setole. Adesso io sono ovviamente finte le setole. Queste sono le cose che mi sono arrivate dal sito di Dresslink. Io non mi sento di consigliarvelo al 100%, magari solo per alcune cose. Per esempio, per i pennelli, in questo caso, questi pennelli vi posso garantire che mi sono piaciuti. La collana non ne parliamo, la giacca nemmeno, però insomma ha i suoi pro e i suoi contro, ecco. E niente violette, questo era il video in collaborazione con il sito di Dresslink. Spero di riuscire a fare un piccolo vlog dove magari vi racconto un pochino, insomma, dove vi sparlo dei cavoli miei, se vogliamo dirla in questo modo. Io vi mando un abbraccio grandissimo, mi sto affezionando tanto al vostro, non lo so, ai vostri commenti. E boh, sono un po' senza parole, e quindi grazie, grazie tanto, davvero. Ciao violette mie, un bacio grande.